passato la parola quindi ad Alberto Frigo, che non ho il programma, quindi Alberto mi dispiace di portare. Ah no, non c'è. Sì. Dunque sans Buffelli, Pascal, immaginazione e la dottrina del cristianesimo. Grazie mille, grazie per la presentazione e grazie anche dell'ospitalità, è sempre un piacere tornare qui e tornare qui per parlare di Pascal. Preso un attimo la prima. E ho qualche slide, sono di solito, come dire, una piccola casa in via Wismich, uno dei due di passaggio per qualche giorno nella capitale prima di rientrare in Olanda, ha 50 anni e morirà di lì a poco a Stoccolma. L'altro invece è un uomo che ha appena 20 anni, è malato, parla a fatica, si vedono per qualche ora la mattina del 23 settembre, ma il tempo non basta, decidono di rincontrarsi il giorno dopo e passano anche l'intera mattinata di martedì a conversare, discutono di fisica, della macchina aritmetica realizzata dal più giovane dei due e di molte altre cose. Non ebbero più occasione di rivedersi dopo quel caso. Avete capito, i due personaggi nella piccola casa, nel piccolo appartamento di Wismich erano René Descartes e Blaise Pascal. E le poche informazioni che ho riassunto sono tutto ciò che sappiamo sul loro incontro nel settembre del 1647, di cui ci parla la sorella di Pascal, Jacqueline, nella Vie di Pascal e Bailly nella Vie de Sévigné. Ma se le fonti restano laconiche, basterebbe il solo dato di questa conversazione in due tempi della durata di una decina di ore per sfatare l'immagine stereotipata di Descartes e Pascal come due pensatori l'uno contro l'altro armati. In questo senso la critica degli ultimi 50 anni ha sottolineato a più riprese che Descartes costituisce per Pascal non tanto, non soltanto un avversario, quanto piuttosto, come diceva Lullier, un contemporaneo capitale. Ciò ha permesso da un lato di mettere in luce, per così dire, l'imprinting cartesiano di Pascal. Pascal fin da giovanissimo conosce i testi di Cartesio, si procura e legge praticamente tutte le sue opere meno a mano che vengono pubblicate, mantiene un rapporto con il réseau cartesiani parigini e soprattutto Pascal sottoscrive ai principi del metodo cartesiano e condivide l'ammirazione di Descartes per la chiarezza e la distinzione delle scienze matematiche. D'altro canto, la critica recente ha potuto definire meglio le varie forme che assume l'anticartesianesimo, cartesianismo di Pascal, e qui sono temi che magari conoscete già, quindi vado abbastanza veloce, non mi soffermo molto. Non è intenzione di ritornare su queste analisi, ma mi premeva sottolineare che l'immagine che ci offre oggi la critica è quella di Pascal, lettore di Cartesio, impregnato di filosofia cartesiana e allo stesso tempo critico fra i più radicali e acuti di Descartes. Tuttavia mi sembra che ci sia anche un'altra maniera di interpretare il rapporto che Pascal intrattiene con Cartesio. La posizione di Pascal non si lascia infatti riassumere, mi sembra, nella coesistenza paradossale di un cartesianesimo, per così dire, default e di un anticartesianesimo puntuale e radicale. Pascal non è soltanto un critico di Descartes, è soprattutto innanzitutto un interprete di Descartes. E con questo termine interprete intendo un filosofo che pensa dopo Descartes, a partire da Descartes, qualche volta anche contro Descartes, elaborando con strumenti cartesiani delle tesi che Descartes avrebbe molto probabilmente considerato inaccettabili. Interprete, potremmo definire questa figura a partire da quello che Pascal stesso scrive nella prefazione per un trattato sul vuoto, quando afferma che di fronte ai predecessori è possibile sempre dire il contrario senza contraddire. Dire il contrario senza contraddire. Essere interprete di Cartesio vuol dire, tra l'altro, anche poter dire il contrario di ciò che Cartesio afferma senza contraddirlo, utilizzando cioè gli strumenti concettuali cartesiani
per avanzare delle tesi che tanto cartesiane non sono. Ci sono molti esempi che potremmo fare in questo senso. L'esempio sul quale vorrei soffermarmi oggi è quello dell'immaginazione e in particolare di due frammenti molto famosi della numerazione La Fumée, 44 e 45, che hanno proprio come per titolo l'immaginazione. Vedete qui la numerazione. Questo testo è spesso considerato quasi un pezzo di bravura che offre un catalogo straordinario degli effetti dell'immaginazione. Ora mi sembra che Pascal non si limiti questo testo a offrire una semplice fenomenologia degli effetti dell'immaginazione, ma proponga anche e soprattutto una definizione dell'essenza dell'immaginazione in quanto appunto facoltà incarnatrice che ci è stata data apposta per indurci in un errore necessario. E questa definizione, credo, va compresa come l'esito di una interpretazione, nel senso che ho indicato, della dottrina cartesiana dell'errore, in particolare troviamo nella quarta meditazione di Cartesio. Pascal quindi pensa all'immaginazione a partire e contro Cartesio, pensando così qualcosa che Cartesio giudicava impensabile, o verremmo quantomeno inammissibile. È alla ricostruzione di questa genesi cartesiana che vorrei consacrare l'intervento di oggi. Lo farò in tre tempi. Innanzitutto vorrei proporvi un piccolo esercizio di filologia pascaliana, ed è la ragione delle slide. Lo studio del manoscritto delle Pensées permette di mostrare come la questione dell'essenza dell'immaginazione si imponga progressivamente mano a mano che Pascal scrive il suo testo. Passa cioè dalla questione degli effetti dell'immaginazione alla questione dell'essenza dell'immaginazione, della sua natura. Una volta fatto questo piccolo esercizio di filologia, passerò al confronto con Cartesio e mostrerò innanzitutto che Pascal si rivela un lettore particolarmente attento della quarta meditazione, di cui coglie con chiarezza la funzione in quanto luogo in cui si compie la fondazione della cosiddetta regola generale. E in questa meditazione, la quarta meditazione, infatti, secondo quanto scrive Cartesio nella Sinossi, che viene provato che le cose che concepiamo in maniera perfettamente chiara e distinta sono tutte vere, cioè nella quarta meditazione si trova la cosiddetta regola generale. Infine, l'ultimo terzo e l'ultimo momento della mia presentazione, vorrei tentare una lettura in parallelo del frammento sull'immaginazione e della dottrina cartesiana dell'errore, e si vedrà così che Pascal non si limita ad adottare una tesi che Cartesio aveva confutato, ma aggiunge una conclusione ancora più radicale a proposito della idea di perfezione umana, o come dice Pascal, dell'umana imperfezione. Allora, comincio con la filologia. Ed ecco qui i manoscritti e la ragione della proiezione. Vediamo un po' cosa si può trarre dal manoscritto. Pascal, come vedete, ha redatto il frammento sull'immaginazione, è cerchiato in blu sulla slide di destra, sull'immagine di destra, su due fogli di cui utilizza entrambe le facciate, incominciando dalla facciata retto del foglio in alto a sinistra, incominciando dalla facciata retto del foglio a destra, che marca con una A, che vedete in alto a destra, poi il suo verso, per finire con il foglio a sinistra, retto e verso, quindi quello lì, retto, verso e retto e verso. I fogli in alto a sinistra indicano che i fogli sono stati cuciti insieme per tenerli uniti, questi due fogli in alto a sinistra di due fogli, sempre inquadrati in rosso, e Pascal scrive lasciando degli ampi margini sui lati per correggere e aggiungere le integrazioni e segna dove le integrazioni vanno inserite. Pascal consacra una buona parte del suo testo, come ho ricordato, a illustrare l'onnipotenza dell'immaginazione, una forza che domina e influenza pressoché tutti gli aspetti dell'esistenza umana. Sono frasi molto famose, leggo velocemente: chi dispensa la reputazione, chi attribuisce il rispetto e la venerazione alle persone, alle opere, alle leggi, ai grandi, se non questa facoltà immaginante?
in breve, l'immaginazione dispone di tutto, produce la giustizia e la felicità, che è tutto di questo mondo. Pascal accumula così gli esempi più disparati, che sono tratti spesso da Montaigne, per illustrare gli effetti di questo potere senza limiti della facoltà immaginante, e ne indica anche la logica generale, che consiste nel privilegiare l'apparenza a discapito dell'essenza. L'immaginazione fa sì che gli uomini giudichino, o come dice Pascal, assegnino un prezzo alle cose basandosi unicamente sulle circostanze, cioè sugli accidenti, sulle cose che sono intorno, non sull'essenza, ignorando la sostanza delle cose. Ancora delle frasi famose, sulle testi splendidi, quindi vale la pena magari di leggerli, anche se velocemente. I nostri magistrati hanno capito bene questo mistero, le loro toghe cremisi, i loro ermellini in cui si avvolgono come gatti impellicciati, i palazzi dove giudichino. Tutto questo augusto apparato era assolutamente necessario, così i medici se non avessero sottane e barbucce, i dottori se non avessero berretti quadrati e toghe ampie, eccetera, eccetera, sarebbe incapace, il mondo è ingannato ed è incapace di resistere a questa pompa così genuina. Montre si authentique, una pompa che però è genuina, possedendo soltanto delle scienze immaginarie, questi uomini hanno bisogno di assumere questi vani arnesi, queste vane circostanze che colpiscono l'immaginazione con la quale hanno a che fare. Beh, l'ornamento non è semplicemente decorativo, ma si rivela funzionale, effettivo, produce, come dice Pascal in francese, un effet, di fatto, un effetto reale e tangibile. Ora, verso la fine del verso la metà, scusate, del secondo foro, dunque a tre quarti del frammento, Pascal scrive a modo di riassunto la frase che vedete incominciata in blu. Tali sono più o meno gli effetti di questa facoltà ingannatrice che sembra ci sia stata data apposta per indurci in un errore necessario. Aggiungendo subito dopo, ne abbiamo altri principi. Infatti il seguito, la parte conclusiva del frammento, sarà consacrata a illustrare gli effetti nefasti di quattro altri principi di errore che si aggiungono all'immaginazione, che sono i pregiudizi, il fascino del nuovo, le malattie e torna tutto personale. Arriviamo così alle ultime righe del frammento ed è qui che lo studio ravvicinato del manoscritto diventa molto interessante, della parte che vedete lì a destra in rosso. L'ho ripresa qui, semplicemente la parte che prima in rosso l'ho ripresa qui, vedete qui la trascrizione cosiddetta diplomatica del testo, è una traduzione. Sia le immagini del testo che la trascrizione diplomatica vengono da questo sito che si chiama Les Pensées de Pascal.fr, dove trovate il manoscritto di praticamente quasi tutti i pensieri, la trascrizione diplomatica, tutte le edizioni, una miniera di lavoro, di studi realizzati da Dominique Descôtes e Gilles Proust, che è alimentata da un seminario costante sui pensieri. Dunque, in questa parte Pascal ha barrato verticalmente diverse righe dopo averle scritte e averle già anche in parte rielaborate, infatti alcune frasi sono barrate anche orizzontalmente. Leggo la parte barrata: l'uomo è dunque costruito in modo così felice da non possedere alcun principio giusto del vero e molti eccellenti del falso. Vediamo quanti. Ma la causa più buffa dei nostri errori è però la guerra esistente fra i sensi e la ragione. Pascal si interroga quindi sulla possibilità di individuare una causa ulteriore degli errori umani, costituita non più da un singolo principio, da una singola facoltà ingannatrice, ma dall'interazione di più principi, in particolare dal conflitto tra ragione e sensibilità. Si tratta di una mossa argomentativa che Pascal aveva già tentato alla fine del primo foglio del manoscritto, e anche in quel caso il testo era stato barrato. Io chiedo, scusa. Sì, sì. Sì, sì, prego.
la traduzione di questa legge, l'uomo è dunque possedere da non possedere al Monticello e da non possedere Monticello. No, è possedere al Monticello. Certo. Ottimo. La traduzione è quella standard è di Canoni. Sì, sì. Chiedo scusa. Nessun problema. No, praticamente ragione, l'italiano è forse un po' ambiguo. La negazione. Sì, sì, dicevo, questo tipo di ragionamento è già avvenuto in un altro punto del testo, cioè alla metà del primo foglio, anche lì un testo barato, anche qui Pascal aveva scritto ecco uno dei principi d'errore, ma non è il solo. L'uomo ha avuto ben ragione di mettere d'accordo questi due poteri, anche se da questa pace di immaginazione i due poteri sono la ragione e l'immaginazione, da questa pace l'immaginazione trae un vantaggio ben più grande, perché nella guerra il suo vantaggio è più grande. Comunque, aveva già tentato questa strategia di passare da una facoltà ingannatrice all'interazione di due facoltà. Nella parte finale del testo che ci interessa, però cambia il tipo di interazione. Nel primo caso si trattava di interazione tra ragione e immaginazione, invece qui il contrasto è tra ragione e sensibilità. Ma in entrambi i casi, quello che ci interessa è che in entrambi i casi Pascal alla fine rinuncia a sviluppare questa linea argomentativa, cioè dice non è interessante guardare l'interazione tra facoltà, e nel secondo caso, cioè alla fine del frammento, aggiunge anche una specie di corollario, una specie di conclusione ulteriore. E dice, nelle righe finali, quello che vediamo è scritto lì, l'uomo non è che un soggetto pieno di errore naturale e ineliminabile senza la grazia, niente dimostra la verità, tutto lo inganna, i due principi di verità, la ragione e i sensi, oltre a essere infidi, si ingannano reciprocamente, i sensi ingannano la ragione con false apparenze, e questa stessa frode fatta all'anima la subiscono a loro volta da lei, che si prende la sua rivincita, le passioni dell'anima intorbidano i sensi e vi producono impressioni false, è una gara di menzogne e di inganni, ma oltre a questo errore che si verifica accidentalmente e per difetto di intesa tra queste facoltà eterogenee, e qui il testo. Ok? Queste sono le ultime righe del testo. Come vedete, Pascal indica qui la necessità di considerare una forma di errore che non sia l'effetto di un conflitto tra facoltà, che non abbia niente di accidentale. Un errore altro, un errore ulteriore, più radicale, un errore, possiamo completare, che sia l'effetto necessario dell'azione di una facoltà ingannatrice. Con questa constatazione Pascal sembra aver trovato una sorta di nuovo punto di partenza, e infatti scrive in una nota di regia che trovate a sinistra, cerchiata, bisogna cominciare da qui il capitolo sulle facoltà ingannatrici. Cominciare da qui, ossia, se interpreto bene, cominciare interrogandosi su un principio di errore e di inganno che non coincida con la mancanza di intesa tra facoltà eterogenee. Ma questo è appunto ciò che Pascal ha già fatto nel corso del testo, mentre rifletteva sugli effetti dell'immaginazione, anche se sembra prenderne coscienza solo alla fine. Analizzando gli effetti dell'immaginazione, Pascal si è reso conto che la sua natura è quella di una facoltà ingannatrice che sembra esserci data apposta per indurci ad un errore necessario. Una facoltà dunque che di per sé stessa ci conduce ad un errore che non ha niente di accidentale e di correggibile, ma che costituisce una condizione inevitabile della nostra mente. Ora riassumo un attimo i risultati di questa breve incursione nei meandri della filologia pascaliana, spero non sia stata troppo dura, ma capite anche, spero, la ragione di questo
con il lavoro filologico. Nel corso della redazione del frammento 44-45, Pascal finisce a più riprese per avanzare l'ipotesi che l'interazione tra facoltà eterogenee possa essere la causa ultima dei nostri errori, salvo poi rinunciare sempre a sviluppare questa cosa. Al contrario, scrivendo nelle righe finali che bisogna cominciare da qui il capitolo delle potenze ingannatrici, Pascal suggerisce che occorre cominciare distinguendo l'errore accidentale che proviene dalla mancanza di intesa tra facoltà eterogenee e un'altra forma di errore e di inganno, ben più radicale, quella dovuta appunto a una facoltà ingannatrice che sembra esserci data, eccetera, eccetera. Ossia l'immaginazione, così come Pascal l'ha definita, individuando in maniera quasi inconsapevole l'essenza e la natura, mentre si sforzava di definirne gli effetti, di descriverne gli effetti. Tant'è che si potrebbe essere quasi tentati di prendere la fine del frammento e incollarla all'inizio e vedere cosa succede. E otteniamo questo, una frase che dice che oltre a questo errore che si verifica accidentalmente per difetto di intesa tra facoltà eterogenee, c'è l'immaginazione che è la parte dominante dell'uomo, maestra dell'errore di falsità e tanto più astuto in quanto non lo è sempre, quindi sarebbe regola infallibile di libertà se non fosse il nostro. Ok? Ora, la portata teorica di queste considerazioni filologiche, che valgono come sempre in filologia quello che valgono, è interessante e importante in mio opinione in ogni caso, se si compara a quanto Pascal sostiene qui e quanto Cartesio aveva sostenuto nella propria meditazione. E passo così alla seconda parte del mio intervento. Affermando da una parte che i nostri errori possono non essere l'effetto di una mancanza accidentale di intesa tra facoltà eterogenee, e d'altro canto che vi è una facoltà ingannatrice che sembra essere stata data apposta all'uomo per indurlo in un errore necessario, Pascal contraddice precisamente i due assunti sui quali si regge la dottrina cartesiana del giudizio proposta dalla quarta meditazione. Una dottrina del giudizio che è in realtà soprattutto una sorta di teodicea dell'errore, visto che, come abbiamo ricordato in apertura, lo scopo principale della quarta meditazione è, secondo Cartesio, quello di portare a termine la prova della validità della regola generale, secondo la quale tutto ciò che è conosciuto in maniera perfettamente chiara e distinta è vero, e per fondare, per stabilire la verità di questa regola generale, la certezza meglio di questa regola generale, occorre rigettare l'ipotesi che Dio mi abbia fatto in maniera tale che le mie conoscenze evidenti, come sapete, possano rivelarsi errate. Di tutto ciò Pascal è molto cosciente. Pascal è molto cosciente di questa funzione della quarta meditazione all'interno del progetto di fondare la regola generale. E lo si può vedere molto bene se si dà un'occhiata a due testi che Pascal redige nel momento in cui è in dialogo più stretto con Cartesio, cioè l'Entretien avec le Messie de Sassy, il colloquio del Signore di Sassy, e un pensiero, la Pensée, la Fima 131, che è una specie di testo parallelo. Riassumo brevemente, prima di arrivare al confronto, le tesi cartesiane, le conoscete bene, ma sottolineo dei punti che mi interessano poi per la messa in parallelo. Sapete, la regola generale detta generale perché, se provata, permetterebbe di estendere alla generalità delle conoscenze chiare e distinte l'equivalenza tra verità e evidenza constatata nell'esperienza del cogito. A quel punto si potrà affermare che tutto ciò che è conosciuto in maniera perfettamente chiara e distinta è vero. C'è l'ipoteca del più radicale dei dubbi sollevati nella prima meditazione, ovvero il dubbio secondo il quale forse Dio ha potuto darmi una natura tale che io mi inganni anche a proposito delle cose che ritengo di intuire nella maniera più evidente. Non si tratta però, e
questo è quello che ci interessa, di un dubbio riservato ai credenti. Si tratta di un dubbio riservato ai credenti, questo dubbio rispetto alla possibilità che Dio mi abbia fatto tale che mi inganni anche sulle cose che considero più chiare e distinte. Come precisa Cartesio sempre nella prima meditazione, ci saranno forse alcuni che preferirebbero negare un Dio tanto potente piuttosto che credere che tutte le cose sono incerte. Ma poiché l'ipotesi non fa che peggiorare la situazione, immagino pure, dice Cartesio, queste persone che io sia pervenuto al punto in cui sono o per destino o per caso o per una interrotta serie di eventi o in qualsiasi altro modo, e dal momento che essere ingannati ed errare è una qualche imperfezione, quanto meno potente sarà l'autore della mia origine, tanto più probabile sarà che io sia così imperfetto da sbagliarsi. Provare la regola generale significa dunque sbarazzarsi di questo dubbio sulla verità, o meglio sulla certezza dell'evidenza, facendo chiarezza su quello che Cartesio definisce l'autore della mia origine. Per farlo, nella terza e nella quarta meditazione, lo sapete, il Cartesio dimostra che Dio esiste, che è creatore di tutte le cose, anche della mia mente, e infine che l'idea innata della natura divina mi impedisce di attribuirgli qualsiasi volontà di ingannarmi. Ho compreso che Dio esiste, poiché nello stesso tempo ho compreso anche che tutto il resto dipende da Lui e che Egli non inganna, da questo ho giudicato che tutte quelle cose che comprendo in maniera chiara e distinta sono vere necessariamente. Guarda, fatto il riassunto, veramente non c'è nessuno in questa stanza che ne ha bisogno, perché l'avete detto più e più volte le meditazioni, ma mi premeva sottolineare alcuni punti nel momento in cui passiamo a Pascal. Dicevo innanzitutto un paragrafo dell'Antrefian, la regina insieme se sì, dove troviamo queste formule: te in domanda se non abbiamo in noi stessi i principi del bene, e se questi principi che crediamo di possedere, che chiamiamo assiomi, nozioni comuni, perché sono conformi in ogni uomo, siano conformi alla verità essenziale, e poiché non sappiamo, se non per fede, che un essere perfettamente buono ci ha dati veritieri, creandoci per conoscere la verità, chi senza questa illuminazione, ovviamente, saprà se, essendo stati creati a caso, questi principi non siano incerti, o ancora se non siamo stati fatti da un essere falso e maligno che potrebbe averci dato dei principi falsi per ingannarci, da che si vede che Dio e il vero sono inseparabili e che l'esistenza o la non esistenza, la certezza o l'incertezza dell'uno implica necessariamente lo stesso che all'altro. Come vedete, benché lo attribuisca a Montaigne, Pascal riprende qui le ipotesi formulate da Cartesio a proposito dell'autore della nostra origine. Pascal si limita a fondere il Dio che può tutto e il genio maligno, e anche qui, come nelle meditazioni, la certezza o l'incertezza della nostra conoscenza delle verità più semplici e evidenti dipende dalla conoscenza certa della esistenza e della natura dell'autore del nostro essere. Questa esigenza governa anche la prova cartesiana della regola generale, riaffermata in maniera ancora più netta nell'altro testo di Pascal che volevo evocarvi, che è un testo parallelo di fatto all'Antrefiano che si dice sì, dove Pascal dice: le più grandi forze dei pianisti, lascio stare le minori, stanno nel fatto che, messe da parte la fede e la rivelazione, noi non abbiamo alcuna certezza delle verità di questi principi, cioè le prime conoscenze autoevidenti, diciamo, se non per il fatto che li sentiamo naturalmente in noi stessi. Ora, questo sentimento naturale non è una prova convincente della loro verità, infatti, poiché messe da parte la fede e la rivelazione, ancora una volta, non vi è alcuna certezza che l'uomo sia stato creato da un Dio buono, da un demone malvagio o a caso, rimane in dubbio se questi principi siano stati dati o veri o falsi o incerti, a seconda della nostra origine. Quindi vedete, la ripresa dell'argomento cartesiano è chiara, ma se Pascal sottolinea come Cartesio il legame tra i dubbi che riguardano l'autore della nostra origine e quelli che minacciano la certezza delle verità conosciute in maniera chiara e distinta,
finisce poi per rifiutare nettamente la strategia cartesiana per provare la regola generale. La certezza delle verità, dei principi evidenti, non si fonda sulla dimostrazione dell'esistenza di Dio e sul possesso da parte della mens di una idea vera e innata della sua natura, bensì sulla fede e sulla rivelazione. Cartesi dunque aveva ragione. La res cogitans non può avere nessuna scienza certa fin tanto che non ha conosciuto colui che l'ha creata, Principia 1.13. Ma questa conoscenza dell'autore della nostra origine è, secondo Pascal, fuori dalla portata della speculazione filosofica, perché è riservata alla fede e alla rivelazione. La regola generale non appare più suscettibile di essere garantita da una conoscenza chiara e distinta, ottenuta con la forza del solo numero naturale, da che il corollario a prima vista, non si commenta mai abbastanza questa pagina, il corollario a prima vista paradossale che Pascal trae nelle righe immediatamente successive del frammento 131 e che costituisce ancora una risposta all'assunzione che Cartesio aveva apportato al dubbio a proposito dell'impossibilità di distinguere il sonno dalla veglia. Dice Pascal, inoltre i pirronisti dicono che nessuno è certo, fuorché per fede, di essere sveglio o dormire, poiché durante il sonno si crede tanto fermamente di essere svegli quanto quando lo si è veramente, crediamo di vedere gli spazi, le figure, i movimenti, sentiamo scorrere il tempo, lo misuriamo e ci comportiamo da sveglio. Guarda, questa stranissima tesi per cui siamo sicuri di essere svegli per fede non si comprende se non all'interno di questo lungo dibattito con Cartesio e con la decisione pascaliana di rimpiazzare la conoscenza per fede e rivelazione alla conoscenza per numero naturale dell'essenza di Dio, che garantisce tutte le nostre conoscenze chiare e distinte, tra cui per esempio quella che ci permette di distinguere il sonno dalla vita. La regola generale resta incerta e così pure tutte le conoscenze chiare e distinte delle quali la regola dovrebbe garantire la fede. Come vedete, Pascal ha dunque perfettamente misurato la posta in gioco nella quarta meditazione, in particolare riguardo la prova cartesiana della validità della regola generale. Ha misurato la posta in gioco anche se non condivide i presupposti, anche se non condivide la soluzione cartesiana alla questione. Ora, la prova, come ho ricordato più volte, trova il suo compimento nella quarta meditazione ed è precisamente in queste pagine della quarta meditazione che troviamo il punto di partenza del nostro frammento sull'immaginazione. Giungo quindi alla mia ultima sezione, che sarà più breve e che mi porterà alla conclusione. Vediamo in dettaglio quindi come questo confronto con Cartesio si produce. La terza meditazione ha già mostrato che una volontà positiva di ingannare sistematicamente l'uomo a proposito di ciò che conosce chiaramente e distintamente è incompatibile con l'idea di un Dio sommamente perfetto. Occorre tuttavia liberare Dio anche da un'altra accusa. Ammettiamo che sia contrario alla sua bontà, alla bontà divina, l'avermi creato tale che mi inganni sempre. Da questa stessa bontà sembrerebbe anche essere alieno il permettere che mi inganni qualche volta. In altre parole, Dio non ha certo creato la mia mente in maniera tale che io mi inganni sempre su ciò che ritengo di percepire con la massima evidenza, ma avrebbe ben potuto darmi una mente infallibile, laddove invece mi accorgo di essere soggetto a molteplici errori puntuali, talvolta anche quando giudico a proposito di ciò che mi sembra perfettamente evidente. Per dissipare quest'ultimo dubbio, all'inizio della quarta meditazione Cartesio precisa dunque innanzitutto che non bisogna possedere una qualche facoltà, puissance, ritroviamo la considerazione di stamane del professor Cambuscinelli, puissance, facultas puissance, una qualche puissance datami da Dio a questo fine. L'errore, in quanto errore, non è qualcosa di reale che dipende da Dio, ma è soltanto una mancanza e costituisce
costituisce la contropartita, per così dire, della mia natura finita e manchevole. Sono una qualcosa tra Dio, di mezzo tra Dio e niente, vi ricordate quella pagina famosa, precisamente perché partecipo in qualche maniera del nulla, oppure sia perché non sono io stesso l'essere supremo. Non vi è nulla di strano se i miei giudizi sono spesso errati e che io mi inganni così sovente. In altre parole, la finitezza della mia natura basta spiegare il fatto che io cada talvolta in errore senza perciò che Dio sia accusato di un qualche inganno. Perciò, in quanto sono creato dal sommo ente, non c'è niente in me per cui io sia ingannato, sia indotto in errore. Per sbagliare non è dunque necessario che io abbia una qualche facoltà datami da Dio a questo fine, ma semplicemente, dice Pascal, mi accade di sbagliare, per il fatto che la facoltà di giudicare il vero che ricevo da Lui non è in me infinita. E in seguito della meditazione spiegherà che questo errore contingente che mi accade di compiere è l'effetto della sproporzione che sussiste tra la capacità finita dell'intelletto e la natura, per così dire, infinita della volontà. In breve, per rendere la ragione della fallibilità umana, non è necessario, secondo Cartesio, postulare l'esistenza di una facultas errante, un pouvoir dataci apposta da Dio. Si tratta invece di mettere in luce la causa erroris aut falsitatis, la causa della falsità dell'errore, che consiste nella finitezza della nostra natura e in particolare nell'accidentale non corretta interazione tra volontà e intelletto. E a quel punto la regola generale è assicurata. Ora mi sembra che la definizione che Pascal propone dell'immaginazione nel frammento 44-45 vada letta come un'interpretazione, nel senso che ho proposto all'inizio, di questo argomento della quarta meditazione. In primo luogo, definendo l'immaginazione come una facoltà generatrice che sembra esserci stata data apposta per indurci ad un errore necessario, Pascal assume come vera precisamente l'ipotesi che Descartes si era sforzato di confutare, quella cioè di una puissance pour faillir, mettendone des dieux particulièrement pour cet effet. Una facultas per quod fallar aut in errore in duca. E vedete che si tratta quasi di un calco della forma, nella scelta dei verbi, nella forma del giro di frase. Un errore che, essendo naturale, perché espressione di una facoltà che appartiene alla natura stessa della mia mente, sarebbe anche per ciò stesso necessario. Secondo punto, come abbiamo visto, Pascal afferma in conclusione del frammento sull'immaginazione che occorre considerare la possibilità di un errore ulteriore rispetto a quello che si produce accidentalmente e a causa dell'assenza di intesa tra facoltà eterogenea. Un errore dunque che non ha niente di accidentale, perché non è la conseguenza di un cattivo uso congiunto di due facoltà conoscitive in sé perfette. Si tratta di nuovo di una parodia quasi della tesi cartesiana a proposito della causa dei nostri errori, che troverebbero la loro origine nell'interazione, nella mancanza di intelligenza, diciamo, tra volontà e intelletto. Essendo creato da Dio, che è l'essere per eccellenza, dice Cartesio, non c'è niente in me che mi induca verso l'errore e il falso, e occorre cercare non tanto una facoltà, ma una causa che coincide con l'utilizzo delle nostre facoltà. Pascal, al contrario, riconosce nei nostri errori gli effetti di una facoltà ingannatrice che costituisce una parte dominante nell'uomo, e gli editori di Royal correggeranno subito questa stranissima formula di una parte dominante all'interno, una facoltà dominante all'interno dell'uomo. Infine, terza considerazione in questo parallelo: se la dottrina pascaliana dell'immaginazione rappresenta un'interpretazione degli argomenti avanzati da Descartes nella quarta meditazione, è infine dei conti la stessa prova della regola generale a risultare impossibile agli occhi di Pascal. La regola
regola, diceva Cartesio, permette di affermare tutto ciò che concepisco in maniera chiara e distinta, è vero. Pascal dice l'immaginazione è la parte dominante dell'uomo, maestra di errore e falsità, e tanto più astuta in quanto non lo è sempre, perché sarebbe regola infallibile di verità se non fosse di menzogna. Ma pur essendo il più delle volte falsa, non dà nessun segno della sua qualità, segnando della medesima impronta il vero come falso. Alla regola generale del vero, Pascal contrappone una regola non generale del falso. Poiché se l'immaginazione è una facoltà che ci è stata data espressamente per indurci ad un errore necessario, l'essenza stessa dell'errore consiste nel fatto di non esserne cosciente. No, potrei conoscere anche la verità, molto basso, e perciò non vi sarà nessun segno, neanche un marchio negativo per discernere il vero dal falso. Come vedete, quindi Pascal sottopone la quarta meditazione, in particolare la dottrina dell'errore e dell'errore della quarta meditazione, a una vera e propria interpretazione con degli strumenti cartesiani, produce un risultato che è non cartesiano, quantomeno molto differente dalla tesi di Cartesiano. Concludo con 5 minuti, si è dato meglio fare dopo che non fare niente. Concludo quindi con una minuscola considerazione sulla portata generale di questo confronto. Confronto diretto, preciso, ma che ha una portata ancora più vasta, secondo me, una portata più vasta che riguarda la questione della perfezione umana, tema centrale, anche se non molto visibile, della quarta meditazione. Uno degli scopi, se non lo scopo principale delle meditazioni, è quello di fugare ogni dubbio che la natura umana sia soggetta ad una imperfezione intrinseca ed essenziale. Il percorso condotto dall'ego che medita conduce a rigettare come inammissibile l'ipotesi di una qualche forma di falsità assoluta, un'incapacità radicale della nostra mente a conoscere il vero con le sue sole forze. Quando siamo in possesso di una conoscenza che non presenta alcuna componente di dubbio, dirà Cartesio nelle seconde risposte, abbiamo una persuasione così inattaccabile che è esattamente identica alla più perfetta certezza. Non appare differente, non possiamo e non dobbiamo chiedere niente di più. E nemmeno domandarci se per caso la verità appare differente ai nostri occhi e a quelli di Dio. La natura umana non è corrotta, non ha ricevuto dal creatore una facoltà che la conduce positivamente all'errore, benché finita nella sua estensione, la certezza umana, l'umana certitudo, non può essere rimessa in discussione quando si fonda unicamente sull'evidenza del giudizio. Ed è così che Cartesio può scrivere nella pagina finale della quarta meditazione queste frasi straordinarie: sebbene sperimenti in me c'è una debolezza della mia natura tale che non posso fissare costantemente la mia mente su una medesima conoscenza, posso tuttavia con una meditazione attenta e più volte ripetuta fare in modo che mi ricordi di tale debolezza ogni qualvolta che mi sia l'utilità, e così acquisti una certa abitudine a non sbagliare. Considerato che la più grande e principale perfezione dell'uomo consiste in questo, mi sembra di aver tratto un po' dalla meditazione. Sono modesto, bene. Ora, concependo l'immaginazione come una facoltà ingannatrice responsabile di un errore necessario, Pascal non può che rifiutare una simile prospettiva di una perfezione umana, come non dire umana, troppo umana. La nostra natura, o meglio, la natura della nostra mente, non è soltanto fallibile, ma è più sovente falsata nelle sue operazioni. Nessuna acquisizione di una abitudine a non sbagliare sembra possibile. Non più dunque una natura finita, ma perfetta, e quindi capace di perfezionarsi, seguendo con sempre maggior rigore la regola generale e realizzando la sua più grande e principale perfezione, ma una natura essenzialmente imperfetta,
che non può liberarsi con le sue sole forze dall'eroe inevitabile al quale sembra essere condannato. La che è la formula che abbiamo letto nelle ultime righe del frammento, che non è per niente una sorta di irruzione incongrua da un punto di vista religioso all'interno di un'analisi filosofica, ma al contrario costituisce il corollario inevitabile di questa analisi filosofica. L'uomo non è un soggetto pieno di errore naturale, dice Pascal, è ineliminabile senza la grazia. Fatto sì interprete di Cartesio, Pascal non può che concludere dunque constatando l'umana imperfezione. Tenderà poi ad altri pensieri, ad altre conseguenze, dire questa imperfezione nei termini di una sproporzione dell'uomo di fronte all'infinità inoggettivabile della natura, e infine soprattutto mostrare che soltanto la dottrina cristiana permette di riconoscere in questa imperfezione della natura umana il corollario, la conseguenza della sua storia, diciamo, una storia che è fatta di peccato e di redenzione. E vi ringrazio.